Dunque, se volete sapere qualcosa adesso vi dico. Oggi come oggi il tempo è cambiato. Ai tempi nostri si ascoltava i genitori per la prima cosa. Quindi nessuno stava senza fare niente. C'era solamente la povertà per il nutrimento del corpo. Il resto, ognuno doveva fare qualcosa. Io combinazione, diciamo così, tanto per abbreviare, ho fatto più di una cosa, però solamente una cosa. Sono stato mandato per non cattiveria, che aveva rotto il vetro a una signora giocando, e per punizione mi hanno mandato da un calzolaio per stare mezza giornata ritirato e dopo mezza giornata alla scuola. Poi ho avuto sempre una buona idea, come la penso io, di vedere, fare o di creare quello che mi veniva in testa. E automaticamente l'unica cosa che non ho fatto sono i soldi. Quindi ho lavorato il cuoio, ho fatto molti pezzi, come una via crucis di 100 statue ed esce in processione. Ho lavorato la pietra, quindi suoni parecchi strumenti, poi qui ci sta scritto, diciamo così, realmente quello che io faccio. Adesso all'età che ho mi sono fermato un po', perché non sto tanto bene. Quindi lavoro la pietra, il marmo, l'alabastro, il legno, scrivo qualche cosa, ho scritto 3 libri, quindi non sto senza fare niente. Mi sono divertito anche a suonare qualche strumento musicale, quindi faccio tutto quello che mi viene in testa e non trovo ostacoli. Poi non è che posso accontentare a tutti. Ognuno va trovando il suo.